Seconda vittoria consecutiva del Viareggio e quinto 1-0 casalingo grazie a un gol di Samuele Pizza nel finale. Ora i bianconeri sono a metà classifica. La Paganese non ha affatto sfigurato allo stadio dei Pini, ma le è mancato il gol. Già al primo minuto Pizza sfiora la rete con un'azione personale. Al 12esimo Campani all'attacco, tiro di Becque e Fiale sfiora l'autorete. Al quarto d'ora una grossa occasione per i padroni di casa. Guadalupi è bene appostato in area, ma la mira da distanza ravvicinata è sbagliata. Il colpo di testa si stampa sulla traversa. La Paganese col passare del tempo riesce ad allentare la pressione. La gara si addormenta, così si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa bianconeri pericolosi al 15esimo, quando Briotti crossa per Osepi che non arriva per la deviazione. Al 23esimo gli ospiti si mangiano un gol con i Becco, è troppo precipitoso da pochi metri. Al 31esimo l'allenatore del Viareggio, Leonardo Rossi, non è d'accordo con l'arbitro e glielo dice. In compenso si becca l'espulsione e si arriva al gol decisivo. Contropiede del Viareggio al 36esimo, Cristiani per Pizza e Pantanelli è battuto. Inutile il forcing finale della Paganese.